Ciao a tutti, oggi sono qua per mostrarvi i miei piccoli acquisti di Londra. Per chi non lo sapesse, sono infatti stata 7 giorni in viaggio a Londra e ho fatto anche un piccolo vlog della vacanza. Se vi interessa, se siete curiosi, ve lo lascio nelle schede qua sotto in descrizione. Vi avviso già da subito che non ho fatto spese folli a Londra. Uno, perché costava tutto tantissimo rispetto a qua, quindi ho cercato di investire magari i miei soldi per visitare dei posti nuovi, andare in luoghi caratteristici, mangiare, andare ai musei, anche se la maggior parte erano gratuiti. Ho cercato di prendere cose che comunque qua in Italia, o almeno qui dove vivo io, non li ho mai visti, non li trovo, non esistono. E soprattutto quelli che sarei poi riuscita a mettere in valigia perché avevo poco spazio. Appena arrivata in hotel ho cominciato a guardarmi intorno per vedere che cosa ci fosse e mi sono imbattuta in una libreria Waterstones che aveva una pila immensa dei nuovi libri di Harry Potter scontati al 50%, quindi io sono entrata, l'ho afferrato e non l'ho più mollato. Ho acquistato quindi Harry Potter and the Cursed Child, che non è l'ottavo libro della serie come ci spacciano qua dietro, non è neanche un romanzo, è semplicemente il copione dell'opera teatrale, ma era l'unico libro che volevo assolutamente comprare a Londra. Questo perché ho sempre associato Londra a un posto magico, al mondo di Harry Potter essenzialmente, quindi non potete capire che emozione, che cosa bellissima sia stata leggere questa cosa, che non so come chiamare, questo libro, diciamo, a Londra. Immergermi nel mondo magico di Harry Potter ancora, vivendola nel luogo in cui tutto è nato. È stato essenzialmente bellissimo. Per me è stata un'esperienza di lettura bellissima e forse imparagonabile, nonostante la trama di questa cosa non mi sia piaciuta e ci siano tantissimissimissime cose che non mi siano piaciute di questo libro. Comunque non mi starò a dilungare qua, fatemi sapere nei commenti eventualmente se vi può interessare un video dedicato ai miei pensieri su questo libro o semplicemente un post sul blog su cui sono veramente molto molto attiva, e se non vi siete ancora iscritti vi lascio il link qua sotto in descrizione. E mi sono concessa un piccolo sfizio comprandomi la loro sportina tipo in canvas, che trovo veramente molto carina ed è anche molto resistente. Il mio moroso ha comprato un sacco di libri e ce li siamo portati in giro per tutta la città con questa, quindi è anche molto resistente. Parlando sempre di Harry Potter, sono stata anche a King's Cross, un luogo che mi ha delusa tantissimo. Non era per niente come me lo immaginavo, c'era tantissima gente, non si riusciva a girare da nessuna parte. Lo shop aveva tante belle cose, però secondo me non particolari, nel senso che non c'era qualcosa che non troveresti magari su eBay o su AliExpress, per intenderci, e le cose diciamo più belle, come ad esempio la sciarpa o le bacchette, la giratempo, sono cose che ho già, quindi non ho fatto anche lì spese folli. L'unica cosa che mi piaceva tantissimo era il maglione di Grifondoro, che costava 100 euro. 100 euro, cioè... Ok. Quindi le uniche cose che ho comprato sono il biglietto per il treno, che era la cosa più economica in assoluto che c'era, e assieme al biglietto ho preso questo portachiavi di Grifondoro, così con lo stemma, perché mi piaceva molto di più rispetto alla versione semplicemente a righe. Lo trovo veramente molto carino e ben fatto. E ho preso poi un fiocco sempre di Grifondoro, questa è tipo con la forcina dietro per metterla nei capelli, e siccome ultimamente sto sperimentando veramente tantissime acconciature, non avevo fiocchi di questo tipo, ho deciso di acquistarlo ed è una cosa che sicuramente indosserò nella vita di tutti i giorni, magari a differenza della bacchetta o della giratempo. Vicino all'hotel, che era nella zona di Kensington, c'era un Urban Outfitters che vendeva tantissime cose provenienti dal Giappone, sia cibo che tipo accessori, e a fine vacanza ho ceduto e mi sono comprata questo kit per fare o del riso o dei panini a forma di panda. Voi dovete sapere che io ho una passione sfrenata per il bento, per preparare cose da mangiare che abbiano un aspetto carino e coccoloso, e questa era una di quelle cose che puntavo da tantissimo. Il problema è che farle arrivare dal Giappone, perché purtroppo si trovano solo in Giappone,
è un casino. Avevo già provato a farmi arrivare qualcosa, ma me l'avevano bloccato alla dogana. Mi hanno fatto pagare una barca di soldi per una cosa che alla fine non valeva tutti quei soldi, quindi è costato un po', però per me ne è valsa la pena e non vedo l'ora di provarlo, sono così emozionata. A Brighton poi mi sono imbattuta in un paio di mini market cinesi, giapponesi, ho comprato delle confezioni di Oreo che qua da noi non si trovano. Questi sono al gusto di torta che avevo già comprato al Rimini Comics, ma non li avevo ancora assaggiati perché mia sorella se li ha mangiati tutti. E quelli invece al tè verde, o meglio gelato al tè verde, che sono buonissimi perché oltre a essere al tè verde matcha hanno un retrogusto molto rinfrescante, quindi io li ho adorati e mi dispiace di aver trovato una sola confezione di questi perché avrei svaleggiato veramente il market. Facendo un giro poi in centro città mi sono imbattuta in Charing Cross Road, che è vicino a Leicester Square, dove ci sono tantissime librerie dell'usato che hanno libri in prima edizione, anche libri rari, antichi, con appunto queste copertine tipo in pelle, veramente vecchie, molto caratteristiche come zona. Se poi vi interessano i libri è sicuramente una zona da visitare, e oltre a vendere libri vendevano anche cartoline sempre usate e io mi sono innamorata di questa, che rappresenta un quadro, un olio su tela, veramente bellissimo. Mi sono innamorata del paesaggio, dei colori e non vedo l'ora di appenderlo da qualche parte in camera. È una cartolina usata, quindi qualcuno ha fatto gli auguri di Natale dietro questa cartolina e il proprietario del negozio me l'ha regalata, visto che me ne ero innamorata talmente tanto, altrimenti le vendeva circa 30 centesimi l'una, per intenderci. Sono stata poi in Oxford Street, dove ci sono tutti i negozi inimmaginabili, e sono entrata da Primark. Anche qui sono rimasta molto delusa, non ho trovato nulla che mi piacesse. Non so se sono 3 o 4 piani di Primark, non ho trovato niente che mi piacesse, se non dei calzini, ovviamente, perché i calzini sono la vita in questo periodo, fa caldissimo e io che cosa compro? I calzini invernali, quelli super morbidi, cioè potete vedere, sono super pelosi e morbidissimi, e io ovviamente ho comprato questi calzini. Me ne sono innamorata perché sono morbidissimi e hanno dei colori un po' infantili tra virgolette, ma sono dei calzini che comunque userei per stare in casa, quindi fantastici, e poi comunque a me piacciono, chi se ne frega. Ho comprato poi altre due paia di calzini veramente molto carini, è lo stesso tipo però di due colori diversi, che sono questi calzini corti con sopra tipo del pizzo, veramente molto carini, e c'erano in vari colori, sempre così sul tono pastello. Questo è sul grigio con una tinta, diciamo, con una punta di violetto, mentre questi sono gialli, sempre color pastello. E li trovo veramente molto fini e delicati e non vedo l'ora di metterli magari con un abito e delle scarpe. Sono veramente molto carini. Da Boots ho poi comprato due cose un po' più beauty. La prima di queste è un burro cacao che si chiama Bart's Bees, che ho conosciuto perché l'aveva riportato dall'America mia sorella e me ne ero innamorata. È un burro cacao a base di cera d'api con un gusto di menta piperita, rinfrescante e soprattutto molto idratante. Questo funziona veramente benissimo, me ne sono innamorata, e quindi quando l'ho visto da Boots così quasi per caso ne ho presi due, uno appunto il gusto classico alla menta piperita e un altro al miele. E ho preso poi questi cerottini per punti neri, sì, so che può essere una cosa che magari fa schifo a molte persone, però purtroppo io ho una pelle mista grassa, ho diversi punti neri sul naso e quindi volevo provare questi della Biorea, che sono al carbone, perché ne parla tantissimo sempre Clio Makeup. Io di solito uso quelli della Nivea, che sono gli unici che ho provato finora, e ne ho provati veramente tantissimi, che riescono a rimuovere veramente qualcosa dal mio povero nasino, e quindi sono molto curiosa di provare questi. A Covent Garden sono stata alla casa del tè, letteralmente The Tea House, che è un posto che vende tantissimi tipi di tè, li potete anche annusare, fanno anche dei piccoli assaggi, è un posto veramente
piccolino, però strafornito veramente di tutto. Anche delle teiere giapponesi, porcellana, che io ero tipo lì, sbav, che bello, ne vorrei una. Però avevo troppa paura che mi si rompesse poi in viaggio di ritorno, quindi ho dovuto lasciare tutto lì. Però mi sono potuta prendere alcuni tipi di tè. Uno di questi è Summer Cooler, che ho già provato ovviamente. Super indicato per l'estate perché contiene lemongrass, menta, fiori di ibisco, anche dell'altra frutta mi sembra, tipo i mirtilli o la rosa spina, adesso non ricordo. Ed è buonissimo perché è leggermente dolce, però ha un retrogusto molto rinfrescante, quindi potete berlo anche caldo che vi rinfresca comunque tanto. Ho preso poi dei semplici fiori di ibisco perché a mia sorella piacciono particolarmente tanto, soprattutto il tè freddo a base di ibisco che si trova anche, mi sembra, da Starbucks, quindi in questo modo potremo facilmente farlo anche qua a casa. E poi ho preso Spirit of Summer, che invece è un vero e proprio tè. È un tè verde con fiori e frutta. Si sente di più il lato, diciamo, floreale, secondo me, di questa miscela, perché l'ho già sentita ovviamente, ma è molto gradevole. Leggermente dolce, ma veramente non troppo. Molto buono. Ultimo tè che ho comprato, ma che ancora non ho sperimentato direttamente, questo tè verde con mango. Appena lo hanno usato in negozio ho detto: questo deve essere mio. Non ho mai mangiato il mango, però ho bevuto diversi tipi di tè a base di mango, mi sono sempre piaciuti veramente tanto. Hanno un gusto un pochettino esotico e dolce, però non troppo. E poi il tè verde a me personalmente piace tantissimo, fa anche molto bene, quindi non vedo l'ora di provarlo. Deve essere veramente buonissimo. Mentre mi stavo dirigendo verso la casa del tè, che non sapevo bene dove fosse, mi sono imbattuta in un paio di negozi in cui sono dovuta assolutamente entrare. Il primo di questi è Skinny Dip. Non so se conoscete questa marca, ma fa delle custodie per cellulari, ma anche borse, accessori vari, e sono veramente la fine del mondo, quindi non ho potuto non fermarmi e comprare qualcosa, appunto delle cover per cellulare. Ne ho comprata una per me e una per mia sorella. La mia è questa fantastica con dei Game Boy rosa in paradiso, perché ovviamente segnano Game Over. E c'era anche una versione tipo in silicone con il Game Boy grande, unico quindi, ma mi sembrava troppo esagerato. Questa invece la trovo veramente molto carina, è molto tipo olografica, almeno le ali sono molto olografiche e mi piace veramente da matti. Quella di mia sorella invece è tipo similpelle, tutta olografica, veramente fantastica. Avevano tantissime borse di quel tipo e se avessi potuto me ne sarei portata a casa una, perché erano veramente stupende. Sono stata poi da Brandy Melville, che è un negozio che non so se esiste qua in Italia, io qui dalle mie parti, Rimini, non l'ho mai visto. Mi sono fermata e ho comprato tre piccole cosine. Allora, la prima è, diciamo, una cosa classica che sicuramente, se conoscete il marchio, avrete già visto ovunque, ed è questo top nero, semplice davanti e a righe dietro, ideale da mettere con delle maglie magari molto scollate o aperte sul dietro, perché appunto ha questa fila di striscioline molto carina da vedersi, insomma. Ho preso poi un abito nero veramente molto semplice, perché sto cominciando pian piano a sentirmi sempre più sicura con gli abiti. Prima mi piacevano tanto, però non mi sentivo molto a mio agio a metterli in generale, non solo gli abiti ma proprio le gonne. E ultimamente sto acquistando un pochettino di sicurezza, quindi ho detto: è una cosa semplice che posso veramente mettere in qualsiasi tipo di occasione, quindi lo prendo. Mi sono autoconvinta e l'ho preso. Sul davanti è veramente molto semplice e l'unica cosa particolare è il dietro, perché è aperto fino a 5-7 cm sopra il sedere, alla schiena nuda così, ed è intrecciato. È veramente semplice, però non lo so, mi ha colpito particolarmente, non avevo una cosa di questo tipo nell'armadio, quindi l'ho voluta prendere. E mentre ero in fila alla cassa per comprare queste due cose, mi sono imbattuta in questi calzini glitterati che ho deciso di prendere. Li avevo visti anche da Primark, tra l'altro allo stesso prezzo, quindi ho deciso alla fine di prenderli. Ho preso questi calzini perché
Mia sorella ne ha un paio praticamente identico, l'aveva preso da Calzedonia quest'inverno. All'inizio non dico che la prendevo in giro, ma mi sembravano un po' eccessivi come calzini. Invece ho visto che riusciva ad abbinarli facilmente a tante cose che le stavano bene e soprattutto che erano belli. Quindi me ne sono innamorata giorno dopo giorno, ma da Calzedonia non li ho mai più rivisti. E quindi quando li ho visti finalmente ho detto bene, dovete essere i miei, così mia sorella sarà felice che non le ruberò più i calzini glitterati perché finalmente ne ho un paio mio. Questi erano quindi gli acquisti che ho fatto a Londra. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, se c'è qualcosa che vi ha colpito particolarmente, qual è la cosa che vi è piaciuta di più. A me fa sempre piacere sapere la vostra opinione al riguardo. Vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate tutti i link ai vari altri social dove trovarmi, come ad esempio Instagram, dove ho messo tantissime foto della vacanza, oppure Snapchat, dove ogni tanto sclero così a caso, e il link al blog, dove sto postando veramente tante cose diverse. È una cosa a cui mi sto affezionando veramente tantissimo, quindi mi farebbe piacere se andaste a sbirciarlo almeno. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!